grande gioia. Che grande è! Vedi che amore? Hai visto? Vedi che amore? Pubblico, non mi era mai capitata sta cosa, eh? Questo è un pubblico pigro per far passare in piedi. Non ho idea. Molto felice che sei qui, finalmente. Allora, un sogno che si avvera il mio. Ecco. Oh, mi dispiace che... Una cosa semplice. Che si dice? Sogni anche... Sono beh, sogni semplici, insomma. Però almeno si avverano, no? Questa... Oddio mio, che non cos'è? Mi voglio vederlo. Non ti vuoi vedere? Ho fatto un mestiere apposta in cui faccio tanti personaggi, non so mai io... borghese nella vita privata. Spegniamo i monitor? Sì, che... No, scherzo. Sei bellino molto. Un amore. Guarda, sei molto bellino. Sei in gran forma. Perché sapete che Paolo Poli, diciamo, è la sua vera vita, il suo vero spazio è il teatro, è la sua tana. Diciamo che intanto è stato molto difficile invitarti, perché dovete sapere... No, quando mi hai telefonato, ecco, dici, eccomi, sono qui. Sì, sei stato molto gentile, sono però... Sono sull'elenco telefonico, però, chi vuol telefonare. Sì, questo non lo dire, perché poi... No, ce no, ci sono altri Ma tu due. Hai il trucco, però, posso dirti? Allora, non ha cellulare, è già questo, che è meraviglioso per lui, più difficile per noi, e poi risponde solo a una certa ora, che non dirò, non, naturalmente non rivelo, tu no, rispondi una mezz'ora al giorno. Perché voi dormite, birichine, eh? No, per dire, il suo numero squilla a vuoto parecchio, giustamente ti difendi. No, voi fate tardi la sera, invece io sono vecchio, al massimo vado a letto con Dante Alighieri. Ecco, con Dante Alighieri libro, sì, letto, con un libro. Nel senso della Divina Commedia. La Divina Commedia, cioè, che non passa mai di moda. E la mattina, ecco, rispondo, magari la voce orrenda, però la voce orrenda, sono più disposto ad affrontare un nuovo giorno, ecco, la mattina. Quindi ti ringrazio, perché poi diciamoci la verità, che quale voce orrenda, quale voce orrenda, sei una, un gran, in gran forma, posso dire l'età anche se non è carino? 80 anni. Ecco, voglio dire, non si dovrebbe dire l'età, perché? Però è una roba pazzesca. Io so che il tuo segreto... per questa non straordinaria forma, che non è solo esteriore, ma anche interiore, perché, diciamo, trasmetti questa joie de vivre. Ti è piaciuto questo? Il joie de vivre è bello, perché poi c'è magari anche in Madame Bovary. Ecco. Vedi? Vedi? È una citazione così dotta. Ecco, perché hai un segreto? Mangiare poco, e lavorare molto. Parecchio, sì. Ma è vero, si mangia poco e si lavora parecchio. Sì, perché la povertà è più longeva. Perché i ricchi gli viene... Il colesterolo. Sì, gli viene la gotta, che è il male del rinascimento. Ma è vero che ancora fai 200 e più repliche l'anno? E come no? E se no, io, Laura Betti, tutte le mie coetanee, avevamo delle pessime pensioni. Diceva che l'ultima settimana non si prendeva mai la paga. Siete belle, siete giovani, siete bionde, andate a rimorchiare. Questa era la paga. Sicché, sai, signorine di buona famiglia, noi non eravamo adatte per rimorchiare molto. Una volta con Laura che si rimorchiò dei marinai e mi toccò poi dopo a invitare io alla pizzeria, perché non ci avevano soldi. Bellocci, ma soldi non ci avevano. Visto che abbiamo parlato di quest'uso, di questa grande amicizia con Laura Betti, che voglio ricordare, che donna straordinaria, attrice meravigliosa, tua grande amica, ne avete fatte... Sì, poi di tutti i colori. Abitava insieme. È vero che usavate la stessa... perché tu eri stato uno dei primi a tingerti di biondo. Sì. È vero che usavate la stessa tinta? Usava il biondo svedese. Poi quando vennero le Kessler si capì che era, insomma, anche naturale. Ma Corrado Pani... Corrado Pani? Sì. Si tingeva col biondo... E come no? E poi anche colpi di luce. Sai, nello spettacolo si è fatto di tutto. Allora, intanto diciamo che si è fatto di tutto e si continua a far di tutto. Alla Sala Umberto a Roma, per chi volesse... Sì, ma non farmi la pubblicità. Ti fa subito le povere che vanno a chiedere l'elemosina, che carità. Ma tu non ne hai bisogno, però fammi dire, perché è un piacere andarti a vedere.
Siamo ricche di famiglia. Siete ricche di famiglia. Comunque possiamo dire almeno che c'hai, sì, fai il sillabario di Goffredo, sì, ispirato, sì, liberamente al sillabario di Parise, si può dire, alla Sala, sì, Umberto, poi non dico più nient'altro. Era un uomo così carino, Parise. Tu hai scelto questa... Perché venivano a mangiare da Laura Pasolini e Parise. Laura faceva dei risotti... Ci ho mangiato buonissimi, anch'io. Anche lei, tu. Lei cercava di stare a dieta, delle volte lucchettava il frigorifero. Hai visto, lei... Beh, era un po'... Vabbè. Non c'erano altre gioie, era morto il poeta e quindi lei mangiava per molto, sostituire. Sì. E tu no, tu sempre poco. Però in casa non c'erano le porte, anche a me piacciono le porte spalancate, però al cesso dico, scusa Laura, non venire. E invece lei dice, ma... Al bagno dà fastidio. Ma lei invece non era si libera, vergognava era libera, di nulla. Era una donna. Ma questo Parise, in tutto questo, volevi raccontarlo al bagno? No. Di Parise. Il bagno è una cosa privata. Privata, perché sì, diciamo che Parise, tra l'altro, è nato nel tuo stesso giorno, è vero? Siete non lo so. Te lo dico io. Sì, pensa. Vedi, ti che sei dice? Informata, ti sei preparata. Non vuol dire nulla, non significa nulla, però è una carineria. C'è le stelle. Esatto, ecco. No, sai perché? Perché tu hai detto di quest'opera dove naturalmente impersoni mille dei tuoi personaggi. Sì, mille no. Vabbè, si meno, dice. Ma insomma. Un pochetti. Sì. Un bel po', vecchine, giovani, sì, di tutte le razze, specie... Belle ormai non più, le vecchie più facile, capito? No, ancora, ancora fai le belle, poi ne parliamo delle, sì, belle. Sì. Diciamo, questo sillabario in qualche modo tu hai detto che racconta anche la storia d'Italia del nostro Novecento senza troppi discorsi noiosi, politici o perché filosofici. Perché ci ho messo dentro le canzonette che all'uomo della strada raccontano un periodo storico senza bisogno di fare la conferenza. Ecco. La canzonetta ricorda, dice, mi ricordo il primo amore, capito? Oppure la prima volta che siamo andati al ristorante, c'era l'orchestrina e suonava quella lì. Ho fatto una gaffa? No. No? Ah, bene. Quale suonava? No, intendo, quella lì a me non mi ricordava nulla. No. Ah no, quella l'ha fatta lui, è moderna. L'ha scritta l'altro ieri, quindi vedi, era il sassolino nella scarpa, però volendo possono fare loro, qualsiasi cosa. Mia nonna cantava la Eyar, quindi più o meno le conosco. Ah, cantava la Eyar tua nonna? Sì, quindi vedi? Mi ha trasferito qualche ricordo. Perché magari ho conosciuta. La nonna, vedi, tante volte. Come si chiamava? Tina Adolfi si chiamava. Come? Tina Adolfi. Si chiamava. No, non ci ho mai lavorato. Non c'hai lavorato, no. No. Però invece voglio dire questo, a proposito, a parte la nonna, sì, di Mario Biondi, che hai conosciuto tantissime persone, perché possiamo dirlo che sono 60 anni di carriera teatrale. Ma io ho cominciato nel 1960, poi non l'ho più contati. Vabbè, non mi importa. Non ti importa. Quelli che fanno i centenari credono, no, alla loro persona, capito? Invece civile, ma invece io preferisco non sapere chi sono. Ecco, noi lo sappiamo, non perché ci sa. Sono delle testimonianze, anche perché tu, anche un po' disdegnandola perché non ti vuoi rivedere, hai fatto anche della televisione negli ma anni perché 60. C'era la Mina e mi disse vieni. Appunto, insomma, quando Mina chiama? Artisti di Cremona, boom boom boom, bussava la porta, è carina. Come ti ha chiamato? Ma anche la Carrà, molto. C'è un lì che ho conosciuto. Lo posso far vedere? Sì, sì, sì. Ti dispiace? No, ma piccolo, che è una roba del 74, mi ringiovanisce. Meraviglioso. No, Bellina, ho notato una cosa, a parte la grandezza di questo terzetto meraviglioso, sì, ma c'hai delle caviglie fine. Ma è vero che ti dicevano caviglie come Marlene Dietrich? No, questo lo inventano dopo. Ormai da vecchi si fa come Paola Borboni e si inventano gli episodi. Dice, io avevo delle tette stupende, ma io ero piccolo, ma me la ricordo, la Borboni in teatro. E faceva un pirandello, vestire gli ignudi. E allora dicevano, no, signorina Ersilia, non si butti dalla finestra, così bella, così giovane. Io dicevo, boh. Non mi pareva né bella né giovane. Poi quando l'ho conosciuta ho capito che la bellezza non contava, era una spiritosa. Era la bellezza del quando teatro. Si sposò, matrimonio in bianco, dal bellico in su.
Ma come? Poi al pellicolo giù? No, no. Però ecco, abbiamo... Sì, prego, volevi aggiungere qualcosa sulla Borboni? No, dicevo, perché tu sei stato uno dei primi, o diciamo anche ai più giovani, che devono andare a vederti a teatro, perché sennò si perdono qualcosa, che tu sei stato uno dei primi a fare il teatro vestito, travestito anche. Sì. È anche una tradizione. Ma sai, quando ero piccolo ero travestito da soldatino, perché c'era l'odiato ventennio, e allora... Ti sei rifatto dopo? Avevo un fucile che non sparava, mi sono sparato in un occhio, ho portato una benda nera che mi dava un fascino piratesco. Dopo queste esperienze da soldato, meglio la vampa. E poi, come la Susanna Agnelli, vestivamo alla marinara. Poi sono stato vestito anche da aviatore nelle scuole medie. E poi... Finalmente? Sì, finalmente mi sono... Mi piacciono i vestiti diversi. No, ma sei stato... Poi, essendo magro, potevo fare anche le donne, perché insomma, le poppe ci vogliono. Invece io, anche senza, mi sono arrangiato. Ma eri una donna, sei una donna elegantissima. Sì. Perché, tra l'altro, tu hai detto che questo tuo aspetto effeminato, che all'inizio poteva essere uno svantaggio, poi invece è stato un grande atuto per la tua carriera. Ah beh, perché io adopro quello che c'è, il bene e il male, tutto si adopra. Cioè all'inizio dicevi che era un po' uno svantaggio, che addirittura quando fai il ballerino ti mettevano i baffetti. No, il ballerino non l'ho mai fatto, facevo le operette e io ho sempre mescolato alla prosa un po' di musica, perché le mie prime apparizioni in pubblico erano dell'operetta, dove bisognava fare un po' di tutto. Ma si faceva dal vivo, E l'orchestra magari era laggiù in fondo, qui c'era un omino con un dito, e toccava a noi. Ma, insomma, si riacchiappava, perché gli studi non c'erano. Allora si lavorava alla Fiera di Milano, in certi sottosuoli. Ma, insomma... Senti, però... la macchina, vedi, faceva tutto da sé. Sì, però hai sempre preferito il teatro. Ah, sì, perché diceva Ennio Flaiano, si sperava che la televisione svolgesse un suo linguaggio precipuo, invece è rimasta un brutto cinema alquanto migliorato dalla bella pubblicità. Che tutto diceva male. Flaiano, sempre prima. Sì. Però noi abbiamo questi marchingegni che non abbiamo mai ancora ben capito, come l'Auditel, per dire se un programma è andato bene o è andato male. Invece so che a teatro tu hai un metodo migliore, il pompiere. Ce lo racconti? Qui non ci sono i pompieri in questo teatro. No, qui ce li abbiamo, vedi, ecco lì. Vedi che ti sta guardando, questo è un segno buono. Vedi, è entrato, di solito sta fuori, dietro le quinte. Invece... Ma quando arrivo nella provincia... Scusi, non è che la volevo disturbare, però è importante la sua figura questa sera. Vogliamo inquadrare il pompiere, non è dietro le quinte, bensì... È proprio la citazione, non solo la gamba, ma proprio tutto fuori. E la gamba la diceva Savinio. Savinio diceva, quando va bene il teatro c'è la gamba del pompiere in quinta. Che vuol dire? Perché vuol dire che non si annoia, perché tutte le sere a sentire la stessa zuppa potrebbe dormire, invece no. E quando arrivo nella provincia... Dico, ma com'era lo spettacolo precedente? Dice, una cosa molto moderna. Questo come pompiere. Moderna? Ah, perché ti chiede ai pompieri? Eh sì, perché io non vedo nulla, è 200 giornate lavorative, come fa a vedere i colleghi. Domando ai vigili del fuoco. Dice, sì, era molto moderno questo lavoro. Come moderno? Non c'erano mobili? No. Dico, ma la regina avrà avuto il letto? No, si rotolava per terra. E allora in corpore vili vedo che cosa c'era davvero. Grazie al pompiere, grazie. Ci scusi, ma l'ho vista di qua e che voleva dire che era molto interessante Paolo Poli, vedi? Quindi mi sono permessa di citarla. Senti, la tua il teatro, diciamo, excursus teatrale, è una roba pazzesca, nel senso che è come la storia del teatro. T'hanno preparato, no, t'hanno messo non lo trovo. Una biografia. Ecco, guardando la sua produzione teatrale, questa è impressionante, da Satie a Beckett, questo me lo sono segnato e non me li ricordavo. Brava. Da Genè a Carolina Invernizio, da Palazzeschi a Puleio, me li sono dovuti segnare perché non sono tanti. Troppa roba. Dal Gusto alla rivista, l'operetta, le canzonette, da Voltaire alle vite dei santi.
La Vispa Teresa, Caterina dei Medici. Sì. Ecco, però è un passaggio continuo, questa, diciamo, per me, non solo per me naturalmente, conto poco, tra il basso e l'alto, tra l'intellettuale e la leggerezza, tra la profondità e un po' di ironia, da ridere. Come nelle letture bisogna mescolare, si va al lume di naso. Però è un po' il tuo segreto, questa sublime leggerezza, come... Non la lo chiamava so, Calvino, ho fatto una citazione. Sì, è una citazione, ti è piaciuta? Sì. Calvino è straordinario, lui che ha apprezzato le fiabe. Questo... Dice, un figlio di re mangiava a tavola, si tagliò un dito e fece un po' di sangue. Mamma, voglio una sposa, bianca come il latte e rossa come il sangue. Chi è bianco non è rosso, chi è rosso non è bianco, ma se vuoi mettiti la strada fra le gambe e vai. Cammina, cammina, arrivò. Così, è ridotto all'osso. Però è questa leggerezza che tu ami molto. Insomma. Tra l'altro so che, vabbè, tu hai conosciuto persone straordinarie, parlavamo di Calvino, ma... Calvino adesso... no. Calvino no, però... Perché ho conosciuto Elsa De Giorgi, però, che è stato uno dei suoi ultimi amori. E le lettere sono state pubblicate, quelle più tranquille, e quelle più porcellone ce l'ha l'Università di Pavia. Tu le lette? Eh certo! Dalla faccetta! Vabbè, anticonformista e trasgressivo sin da ragazzo. Mi dicono le note che mi hanno segnato, sì, che tu a tipo 8 anni leggevi un libro pornografico? Ma perché allora la pornografia non era realizzata, era scritta. E mia madre mi trovò e capì che anche dal male viene il bene, perché a 8 anni sforzarsi di capire, mamma, dico, non capisco nulla, ma è un libro bellissimo, porcellone, lo voglio leggere tutto, va bene, poi restituiscilo a chi te l'ha prestato. Non voglio sapere la diabolica Dunque, creatura. Di mamma, di questa mamma mitica, ne parlai anche con Lucia, tua sorella. Sì. Una mamma straordinaria. Era una brava maestra. Perché non, voi non siete andati a scuola, faceva lei? Ma io ho fatto la terza elementare e basta. Poi dopo è lei che vi ha, a parte il libro pornografico. No, diciamo, ma poi ci altri... comprava, siccome erano poveri i miei genitori, era un carabiniere e la mia mamma maestra, compravano i libri. La Befana portava un maglioncino, un paio di calzini e 3 mandarini. Ma libri non mancavano mai in casa. E quindi era montessoriana la mamma? Sì, sì, era di quelle, mescolava i maschi con le femmine. Una volta mi trovò al cesso con una bambina zingara, alla quale avevo regalato tutti i miei grembiulini, anche se erano a quadretti celesti. E mi disse, no, perché fa cattivo odore, allora si va uno per uno. Invece la bambina felice che pisciava nel bidet era... Però mamma è stata grande... Non... Poi quando un bambino in terza elementare, una femmina diventò maschio, dice, ha visto male la levatrice. E sicché... Sì. Abbastanza all'avanguardia. Sì, dice, cari bambini, una buona notizia. La nostra compagna Valeria è un bambino, si chiama Valerio, ecco. Tutti contenti? Sì, perché la famiglia dice, ora cambieremo città. No, dice, guarda, gli fa un grembiulino nero col fiocco azzurro, invece il grembiulino bianco col fiocco rosa, ecco, basta. La grande mamma. Tra l'altro citava Rousseau, che diceva... Il bambino, com'è il bambino? Ha sempre ragione, è sbagliata la società. E questa è, secondo me, una grande... Senti, a proposito di mamma, c'è un altro pezzettino. Ho trovato una scheggia, un frammento meraviglioso dove fai una... reciti una poesia alla mamma. Dove non... Però mi devi dire poi tu di quand'è, che cos'era, perché non so riuscire... Oh, chissà che cosa. Ah, chi se ne importa. Noi lo vediamo uguale. Sì. Si vede. Conciato per le feste. Sì, è riconciato carino. E fermami, na mia, che vuoi sapere da me quanto l'affetto sia che mi costringe a te. Cosa più grande al mondo dell'amor mio non so. Il mar che è tanto fondo, certo capir non può. Quando al tuo senta l'ora, mamma, mi fai dormir, l'estasi di quell'ora non te la posso dir. Il mio abitin sì bello che mi sta tanto ben, io
ti darei fin quello pur di dormirti al sen. Sempre ti gira intorno del mio pensiero il vol, al nascere del giorno, al tramontar del sol. Con le manine in croce del mio altarino al piè, recito a bassa voce l'Ave Maria per te. E donde avvien che amando di questo grande amor posso di quando in quando esser cattiva ancora? Oh, mamma mia, perdona, non lo sarà mai più. Voglio essere tanto buona come sei buona tu. Abbiamo, non abbiamo esagerato con i contributi perché ti volevamo dal vivo, come si suol dire, però era troppo carino. Che il morto è lì, in un attimo arriva. Ma no, questa è la cosa che tu già con un piede nell'aldilà. Ma non è male, dici, va bene. Sei leggerissimo nei confronti della morte, non si spaventa. E tanto quando arriva la morte io non ci sarò più. Infatti. E quindi non ci è si incontra. È un'ottima filosofia. Senti, sei a tuo agio? Sì. So che tu dici che è cosa che assolutamente non è vera, che i vecchi sono rimbecilliti, che non hanno nulla da insegnare. Non Insomma, è vero questo. Anche Gesù cascò tre volte. Stai attento dopo la prima. Non si impara nulla dall'esperienza. Volevo presentarti uno che invece ha 40 anni. Ed è più rimbecillito del rimbecillito. Ci vorrebbe dei consigli, perché so che tu anche hai giovani attori. Un maestro. E che c'hai? La seggiolina? Sì, piccola, perché io non lo voglio sul divano. Abbiamo il nostro modello Brunetta qui per noi. Non lo voglio, voglio un po' distante, capito? Ti hanno fatto delle domande cattivissime. Ho una scuola di prima donna, anch'io, sì. Io partivo con Paolo Poli, 60 anni di carriera e non sentirli. Una volta rivelato che la Callas faceva la pipì nei lavandini come con un uomo. Ma che uomini frequenta lei, scusi? Che uomini frequenta? La Callas. Callas faceva perché aveva paura del pubblico. Sai, c'è sempre la paura del pubblico. Voglia. Chi non ce l'ha, io vuol però, dire che ce l'hai tu. Ce l'hai. Io sì. Io pure. Io ho anche il lavandino, sempre dietro. Sempre, Te lo porti. Ma perché nel lavandino? Perché c'era quello che c'era, c'era. Eh sì, in palcoscenico c'era sempre un lavandino un tempo. Ecco fatto. E lei faceva la mazzone. Ma non voglio sapere, adesso parliamo dopo. Comunque mi è piaciuta quella cosa di prima, ho sentito che sua mamma le faceva leggere di tutto, compresi i libri pornografici. È belle dita questa. Certo, belle dita. Però, cioè, ci ricorda qualche titolo, tipo, non so, Pel di Carottona, Piccole donne tutta tana, non so, che titoli avevano. No. È storia di allegri costumi romani, la suocera di Tarquinio. Cominciavamo, allora arrivano i pompieri, c'è la casa in fiamme nella suburra, e allora lei si sciolgono i legami, perché è tutto un linguaggio d'annunziano usavano i pornografici. E allora lei dal pudore prende una concolina e se la mette in faccia, ma lascia scoperto il meglio. E allora tutti i pompieri a turno delibano, capito? I pompieri! Guarda le pompiere! Guarda come vive il pompiere! Non è protagonista di questa puntata! Venga, male, pompieri, viva i pompieri! Senta, ho anche letto che delle statue del Bernini sul ponte di Castel Sant'Angelo preferisce lei quella con i panneggi svolazzanti che lasciano vedere la gnocca. Sa che lei è un mio mito, vorrei fare un applauso a quest'uomo che quando va su Castel Sant'Angelo guarda, cioè, questa, uno che passa e guarda le statue svolazzanti è meraviglioso. Quella è bella, quella lì. Fa fare degli incidenti. Lui amava le donne, e allora gli angeli li ha fatti belli, pomone, capito? Sì. Mentre Caravaggio faceva tutti i ragazzini. Allora, quando il mio professore andò in America, il Moir, un critico, gli domandò se era frocio. E dice, sai Paolo, perché lo chiede a me, professore? Io non c'ero a quell'epoca. Se vuol sapere che inchiappettare il chierichetto non fa bambini, gli dico di sì. E così si andò. Questo in inglese o in italiano? Tutto questo. Oh. Senta, signor Poli, lei ha definito i matrimoni tra omosessuali roba da burocrati, ma si rende conto che se uno non si può sposare si preclude la felicità di avere un amante? Tu sei sposato? Sì.
Con un uomo o con una donna? Non ho ancora capito. Sai che in Italia non si può. Invecchiando sta diventando uomo, però. Invecchiando sta diventando. Assomiglia alla sua suocera. A sua ma la smetti, la povera donna, la moglie, veramente, guarda, una vittima. Senta, comunque ciò che ha esordito al cinema sostituendo, questa è una notizia che lei non sa, Dandini. Ha esordito al cinema sostituendo Mario Girotti, il futuro Terence Hill, sì. È vero, che quel giorno stava male. Chissà, magari fosse, magari andava diversamente, magari oggi lei sarebbe su Rai 1 a fare Suor Matteo. Poteva essere... Magari, ma invece non mi offrono mai queste belle 14 puntate. Che quindi gioia. La fiction la faresti? Guarda, dillo piano che ma, ti chiamano. Per carità. No. Vedi, no. Poi dice. No, è meglio. Presto, la mattina presto. Senta, ti chiamano subito se sentono questo annuncio. Una cosa chiedo al maestro. Da grande attore qual è? Lei ha detto, i difetti di pronuncia, chi li ha se li tenga cari. Perché invece a me me la mena sempre la Dandini? Non dice sì, sempre. Sei capito cosa ho detto? Sì, sei capito cosa ho detto. Ma perché il parla veloce, si mangia le parole, non si capisce nulla. C'è la crisi, Dandini, qualcosa bisogna mangiare. Senti, ma è vero che tu c'hai un metodo. I giovani attori, i cani, cosa gli consigli? Me di recitare con una mela, mangiano così, anche se mangiano le parole, dice per forza è la mela che viene mangiata. Io lo faccio senza mela, è questo molto buono. Senta, questo è molto buono, ci manca la mela. In conclusione, Paolo Poli, in conclusione ha fatto interi spettacoli travestito da donna. Cos'altro ha in comune con la Dandini? Okay, visto che eleganza, e lei fa vedere le gambe, io invece me le sono coperte. È un peccato. E dovrebbe essere il contrario. È un peccato perché sono bellissime. Paolo Poli, un grande onore, un grande piacere averti avuto qui a parla con me. Ciao. Veniamo alla sala Umberto. Marco. A vedere il tuo sillabario. Va bene. Io l'ho visto. Lo so. Sei stato bravo. Grazie. Veramente un grande, una grande gioia. Ti abbiamo rubato! Mica male questo!